Le unioni civili, di cui la gente non sa niente, che è un argomento molto difficile, molto delicato, perché c'è tantissimo maschilismo purtroppo in Italia. Ma tu dici che le cose stanno cambiando, cambia qualcosa? Stanno cambiando. Io oggi per venire qui ero in aeroporto e mi sono reso conto che nel bus navetta c'era una donna guidata. L'aereo era guidato da una donna, il pilota era una donna, l'ingegnere di volo era una donna, certo. E ci ho pensato a tutte queste cose qui in treno, perché col cazzo che prendevo quell'aereo, sono venuto. Quindi siamo maschilisti. No, tu sei maschilista. No, è la società. No, tu sei maschilista. La società è un concetto generico, scusa, è un concetto vago. Di chi è la colpa? Guarda, io ho un mio amico unito civilmente che mi ha mandato una lettera che mi ha pregato di... Voglio tenere l'anonimato su questa persona. Nell'amore del cielo, certo. Che mi dice proprio questo. La colpa del maschilismo che infesta la società ha un nome. Bim Bum Bam di Paolo Bonolis. Egli ha introdotto nel tessuto sociale cartoni animati fallocratici come L'Uomo Tigre e Holly e Benji. Persino Juan, pupazzo palesemente omosessuale, era costretto a nascondersi e a fingersi maschio. Ma no, signore, guarda, io posso seguirti in questo tuo torbido ragionamento, però Juan omosessuale, dai, su. Ma... Com'era animato Juan? Lo è diventato omosessuale. Allora, io ho pensato... Dov'è il microfono? Ho pensato di riscrivere queste sigle di cartoni animati usando il portoghese, che è la lingua sessualmente più democratica, perché può essere maschio, femmina, non si sa. Non si sa. Iniziamo da... Questa è la raugica del portoghese. Holly e Benji. Holly e Benji, dai, ma Holly e Benji. Due sportivi, due ragazzi che non provano imbarazzi. Quando fanno la barriera sono gli unici in preghiera. Quando fanno a marcatura c'è chi suda pa paura. Quando vanno in spogliatoio fanno un po' do coio coio. Olli si mena sui difensori, Benji di schiena coi massaggiatori. Se non sta attento e si guarda alle spalle, rischia persino un raccattapalle. Ok. Mirku. Un giorno di pioggia c'è Mirku che affoggia, si struggia con Liscia per caso. E lei pavoneggia, si atteggia e sfoggia la sua proverbiale bellezza. Ma Mirku non la caga di pezza e lei non capisce perché. Liscia, 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 guardaci la camicia, un ciuffo rosso e biondo e froscio fino in fondo. Per l'amor di Dio, Salutiamo Mirko, salutiamo Mirko. Certo. Meno male che non mai toccato l'uomo tigre. No, l'uomo tigre. Tiger Man! Com'è? Com'era? Tiger! Tiger Man!